trasmettiamo i programmi dell'accesso regionale a cura del Corecom Piemonte. Salve, siamo con Roberto Sardo, presidente di Anmil Piemonte. A Roberto Sardo chiediamo come l'Anmil sta affrontando a livello regionale questo periodo e in che modo le vostre sedi stanno offrendo supporto ai cittadini e agli associati. Ricordiamo che l'Anmil si occupa da circa 80 anni della tutela delle vittime del lavoro e anche di promuovere la cultura della prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, raccogliendo circa 350.000 iscritti in tutta Italia. Prego. Salve a tutti, innanzitutto. Le nostre sedi sono aperte in piena sicurezza, nel rispetto della salute di tutti, perché noi crediamo appunto che la prevenzione è un valore fondamentale per noi. Ciò significa che il personale delle sedi presidia tutti i giorni gli uffici, ma si alternano i dipendenti utilizzando lo smart working, mentre noi volontari, a qualsiasi titolo, ci accordiamo per non affollare la sezione. Ma allo stesso tempo riteniamo che sia molto importante essere presenti per offrire un supporto agli associati e ai cittadini, che purtroppo con questa pandemia che si sta facendo ancora sentire più soli e abbandonati. Il che è vero se si considera grave il grave ritardo che hanno accumulato dall'INPS e dall'INAI nell'espletamento delle pratiche assistenziali e previdenziali, e questo è confermato dai nostri consulenti medici e legali. Quali sono i problemi che più frequentemente angosciano e preoccupano gli utenti? In particolare hanno il timore di vedere calpestati i loro diritti, di non essere ascoltati e di non ricevere informazioni corrette. Purtroppo accade spesso che chi subisce un infortunio oppure contrae una malattia professionale o peggio ancora perde un congiunto in un incidente sul lavoro si trova totalmente impreparato e più delle volte non intraprende le strade giuste. Questo vale ancora di più se si decide di procedere in giudizio contro un'azienda, perché i processi sono molto lunghi e non tutti i professionisti sono preparati a portare avanti queste cause così lunghe e complesse, dove le vittime sono sempre quelle che sono economicamente più deboli. Quali sono i servizi che Anmil, le sezioni di Anmil in Piemonte offrono sui territori? Sebbene la pandemia e le restrizioni abbiano inciso sulla nostra attività, ci siamo organizzati in modo da prendere appuntamenti, facciamo in modo che i soci possano affidarsi a noi liberamente con tutta tranquillità, anche perché il nostro personale è formato e specializzato, ma soprattutto è molto disponibile ed è attento alle condizioni delicate che le famiglie si trovano improvvisamente ad affrontare. In ogni caso offriamo informazioni, consulenza, assistenza su tutte le tematiche previdenziali legate soprattutto alla disabilità e diamo anche assistenza fiscale affinché possano conoscere tutte le agevolazioni di cui hanno diritto e che quindi possiamo in questo modo alleviare il peso economico per un'eventuale perdita di lavoro che hanno subito. Quali sono le principali rivendicazioni dell'Anmil? Ma in questo momento direi che la principale, cerchiamo di mantenere un confronto con le istituzioni perché vogliamo individuare il più possibile i miglioramenti sulla tutela delle vittime sul lavoro, in quanto il testo unico che regola i risarcimenti previsti dall'INAIL è stato emanato nel 1965 e molte di queste norme sono persino anteriori a questa data. Quindi in questo momento stiamo lottando per cercare di adeguare questo testo unico alle esigenze odierne. Bene, ringraziamo Roberto Sardo, presidente di Anmil Piemonte, e le auguriamo un buon proseguimento. Grazie a voi. We'll be right back.
Buongiorno a tutte e a tutti, è con piacere che voglio condividere con voi un po' di programmazione nuova per il 2022 da parte del Polo del Novecento e dei suoi 26 enti partecipanti. Sono aumentati in realtà i soggetti, gli enti, le associazioni che coordinano, che collaborano, che vivono all'interno del Polo del Novecento e grazie a loro si riesce effettivamente anche in un periodo complicato come questo a sviluppare una programmazione che ha come obiettivo quello di coinvolgere la cittadinanza in senso più ampio sui grandi temi, sulle grandi sfide del Novecento e dell'oggi a livello della città, a livello metropolitano, ma anche sviluppando dei progetti a livello regionale e nazionale. Del motivo per cui quest'anno abbiamo deciso di dare continuità alla nostra programmazione rispetto a quanto avevamo già organizzato nel 2021 all'interno di un programma che quindi è biennale che si chiama Dove portano i venti, crisi, opportunità e transizioni per vivere il nuovo decennio. Gli anni venti sono appunto gli anni che si sono aperti in questo nuovo decennio, che si chiuderanno idealmente nel 2030, quindi questo è un decennio fondamentale per le grandi sfide che abbiamo davanti, la sfida ambientale, la transizione digitale, la geopolitica, per non parlare ovviamente delle grandi sfide sanitarie che viviamo tutti i giorni. Ed è il motivo per cui all'interno di questa cornice di progetto di Dove portano i venti abbiamo sviluppato quest'anno 4 o 5 grandi progetti, noi li chiamiamo i progetti integrati, perché vedono la collaborazione di moltissime realtà dei nostri enti che avranno come obiettivo quello di, da un lato, rivolgersi molto ai giovani. Quindi quest'anno sarà un anno particolarmente giovane nella misura in cui vogliamo coinvolgere attivamente le ragazze, i ragazzi, i giovani adulti nella programmazione culturale. E parleremo molto di attivazione civica, parleremo molto anche del rapporto tra giovani e politica. Lo faremo con alcuni progetti nello specifico, uno che si chiama proprio Colonialismo e Postcoloniale, che è un progetto coordinato dall'Archivio Nazionale del Cinema della Resistenza e dell'Unione Culturale che ha come obiettivo quello di riprendere la storia del periodo coloniale da fine Ottocento e soprattutto nelle sue evoluzioni novecentesche e riflettere invece come poi il colonialismo, l'ideologia coloniale in qualche modo sia continuata e come oggi invece si parli non solo di postcoloniale ma di decolonizzare, no? L'immaginario, il pensiero, i comportamenti. Quindi faremo i conti con una storia rimossa molto spesso del nostro periodo più scuro del Novecento, ma faremo anche una forte attualizzazione sulle sfide della società cosmopolita e multietnica dell'oggi. Parleremo di populismi, vecchi e nuovi populismi in diverse parti del mondo, dagli Stati Uniti al Brasile all'Europa. Lo faremo all'interno di un progetto che è coordinato dalla Fondazione Venera Centini e dall'Istituto Salvemini, così come a partire già da marzo faremo un grande lavoro e un grande progetto sul tema del lavoro, appunto, del suo rapporto con la sostenibilità e con l'ambiente, nell'ambito di un programma che si chiama Settimana del Lavoro, proprio perché è una settimana che l'ISMEL, l'Istituto Storico sulla Memoria del Lavoro, ha voluto dedicare quest'anno al rapporto tra le politiche industriali, le politiche del lavoro e le politiche ambientali, quindi la necessità di conciliarle il più possibile. Parleremo poi infine con una serie di progetti, come vi dicevo, sul rapporto tra giovani e attivismo politico, con la scuola di politica per ragazzi, Prime Minister, una scuola costruita insieme a Favara in Sicilia, dove ragazze tra i 15 e i 18 anni avranno degli strumenti di leadership e di avvicinamento alla politica, con il programma Next Gen U che parla di Europa e con il progetto Polis, coordinato dal Centro Gobetti, che è proprio una grande affresco e riflessione sull'attivismo politico giovanile nel Novecento e nell'oggi. Quindi vedete tantissime iniziative, la possibilità di approfondirle andando sul sito del Polo del Novecento, www.polonovecento.it, e l'invito a frequentare le nostre iniziative. Grazie e buona giornata. Buongiorno, sono Barbara Daniele di Lega Coop Sociali.
Quest'oggi parleremo di una forma particolare di cooperazione sociale, cioè quella che si occupa di commercio equo e turismo solidale. Una declinazione molto particolare che coniuga una forma di commercio internazionale alternativo, ispirato a principi di giustizia sociale e sostenibilità ambientale ed etica. È un modo di viaggiare che contribuisce al miglioramento delle comunità visitate con un'attenzione ecologica e ambientale. Tutto questo appunto declinato e coniugato con il carattere di attività di utilità sociale riconosciuta a pieno titolo anche dal decreto legislativo 112 del 2017 sull'impresa sociale. I cooperatori sociali nelle botteghe del commercio equo o durante i viaggi raccontano una storia fatta di progetti di cooperazione internazionale con i produttori dell'altra parte del mondo che si impegnano a non utilizzare il lavoro minorile, ad impiegare materie prime rinnovabili, ad investire sulla formazione, a creare un mercato interno dei prodotti, a retribuire i lavoratori con salari equi. Una storia fatta di un approccio turistico rivolto alla conoscenza di altre persone, alle tradizioni e ai modi di vivere di quelle comunità, al rispetto delle regole e delle convenzioni locali. Raccontano una storia di inclusione sociale con i progetti di avviamento al lavoro, di educazione al consumo etico e sostenibile, con progetti di sensibilizzazione nelle scuole e tra la gente, per promuovere i valori della solidarietà, del rispetto dell'essere umano, dell'ambiente e delle culture dei popoli. Insomma, modi e stili di fare cooperazione sociale, di fare cultura per rispondere ai bisogni del territorio e del mondo. Buongiorno, sono Paolo De Stefanis, presidente della cooperativa Mondo Nuovo. Mondo Nuovo è a Torino da più di 20 anni per diffondere i principi del commercio equo e dell'economia sostenibile. Il commercio equo solidale è ormai una realtà attiva in Italia da tanti anni e cerca di lavorare con le popolazioni del sud del mondo principalmente, ma non solo, garantendo una retribuzione giusta per quello che sono i lavori, le materie prime alimentari. Parliamo di diverse categorie, parliamo di appunto agricoltura, anche artigianato e abbigliamento etico, ma può essere anche catalogato come un commercio solidale italiano attraverso altre realtà che sono quelle dei terreni confiscati alle mafie, delle economie carcerarie o delle economie sociali in genere che danno lavoro alle persone svantaggiate. Una delle nostre attività da statuto principale è quella educativa e quindi, anche se purtroppo limitati dalla pandemia e da tutte le restrizioni che ne sono conseguite, anche lavorare con i ragazzi, con i bambini per cercare di fare degli interventi nelle scuole o eventualmente in gruppi informali, tipo parrocchiali, scoutistici. Sempre per cercare di diffondere i nostri principi, i nostri temi anche nei ragazzi più giovani. Naturalmente, tutto quello che noi facciamo è legato a cercare di diffondere una cultura e una sensibilità sul consumo critico e su quello che è l'economia etica nella sua globalità. E speriamo di essere stati il più possibile chiari e di aver generato interesse per i nostri temi. Arrivederci. I programmi di Rai 3 riprendono ora a diffusione nazionale. Buona visione.